Buonasera e bentrovati con Domenica Sport. Oggi è stata la giornata della completa ripresa di tutto il calcio a livello dilettantistico. Allora andiamo per ordine grado, tutti i risultati li potrete leggere in sovraimpressione proprio nella nostra edizione di Domenica Sport. Intanto iniziamo dai risultati però della Serie D. Girone E, si giocava oggi la terza giornata, Tiferno Lerchi Sporting Trestina 1-1, giocata ieri, Arezzo Montespaccato 0-0, Foligno Cascina 2-2, Pianese Flaminia 3-1, Poggi Bonzi Lornano Badesse 1-1, Pro Livorno Unipomezia 1-1, sospesa la partita tra San Donato e Rieti sul 3-1 per la formazione di casa. San Giovannese battuta in casa dal Follonica Gavorano per 2-0, Scandicci Cannara 2-0. La classifica vede in testa il San Donato con 9 punti, anche se questo punteggio è da confermare visto che la partita non è stata conclusa e verrà ripresa con il punteggio appunto di 3-1, visto che l'infortunio al direttore di gara c'è stato nella ripresa. Poi Arezzo, Montespaccato e Pianese 7, Scandicci e Follonica Gavorano 6, Sporting Trestina, Rieti, Pro Livorno, Poggi Bonzi 4, Cannara, Tiferno Lerchi 3, Cascina, Lornano 2, chiudono San Giovannese, Flaminia, Unipomezia e Foligno. Dunque l'Arezzo le ha tentate di tutte, ma non c'è riuscita. Ha trovato contro una squadra ben organizzata che è riuscita a mantenere ancora imbattuta la sua porta, grazie anche ad un portiere molto bravo. Nonostante la spinta di 1500 tifosi, l'Arezzo non ce l'ha fatta a superare la barriera del Monte Spaccato, che ha confermato di essere nei quartieri alti della classifica. Non per caso è pensare che l'Arezzo ci ha provato in tutti i modi, ma davanti ha trovato un avversario arcigno con un portiere che ha dimostrato di avere grandi qualità. Alla fine saranno 18 i calci d'angolo battuti, ma le bandierine hanno solo un valore statistico. E pensare che la partita era iniziata sotto i migliori auspici, al secondo minuto Strambelli conquistava una palla sulla tre quarti e faceva partire un tiro dei suoi che si stampava sul palo pieno. L'Arezzo ha il dominio del gioco e aggredisce da tutte le parti. Al 14° Lomasto alza sopra la traversa questa bella palla di Strambelli da palla ferma. Nella fase centrale del primo tempo gli ospiti riescono a controllare la foga degli amaranti. In mezzo c'è Bosi che accende la luce. Poi, prima del riposo, nuova accelerazione dell'Arezzo. Al 42° Tassi è protagonista di una bella parata su deviazione di Sparacello. Si va al riposo sul risultato di 0-0. La ripresa inizia con questa punizione dal limite, ma la botta di Strambelli è deviata dalla barriera. Ancora Strambelli che cerca l'acuto dal limite, ma Tassi è attentissimo e para in due tempi. Minuto 67. Tassi si supera su questa deviazione aerea di Foggia. Il portiere del Monte Spaccato si esalta due minuti dopo. L'assist di Ruggeri per Muzzi, da poco entrato, aveva già fatto gridare al gol allo stadio. L'Arezzo non trova varchi, Pinna lancia Muzzi in profondità, ma la battuta dà l'illusione del gol. Quando possono gli ospiti cercano di colpire con ripartenze mirate. Al minuto 85 Petrangeli calcia da buona posizione. La palla finisce fuori. Ultimi minuti d'attacco all'arma bianca. Muzzi all'86° calcia botta sicura, ma Tassi, ancora lui, dice di no. Poi all'89° Pinna ci prova dalla distanza, ma si dimentica che Tassi è in grande giornata. Il triplice fischio del direttore di gara ferma il risultato sullo 0-0. Dicono che sia il migliore dei risultati negativi, ma questa valutazione non ci convince affatto. E andiamo a sentire il dopo partita, le reazioni di mister Mariotti, che si è detto soddisfatto della prestazione, ovviamente non del risultato. Mister, 0-0 sulla prestazione, direi che c'è poco da dire, non so se lei è soddisfatto, il risultato lascia un po' di amaro in bocca, come va gestito una domenica così? Ma niente, quel calcio è questo, il migliore in campo è stato il portiere in senso assoluto, ma chi non conosce Rassi vuol dire che il calcio ne conosce poco. Rassi era uno dei più forti portieri in Italia, fu fermato a Roma per un problema al cuore, era uno che se ne parlava benissimo già in prima squadra. Perciò ho già detto che c'erano dei valori, ma io oggi ragazzi non posso rimprovare a niente, perché quando crei tanto e non segni, il calcio è questo.
Buono anche oggi, direi, l'approccio con la partita, no? Che aveva chiesto anche in conferenza il palo di Strambelli, molte occasioni, una pressione costante. Ho chiesto anche ad Aliperta cosa è mancato per sbloccarlo, un po' di lucidità all'ultimo passaggio, che cosa? Il gol. È mancato perché è il portiere, perché siamo stati un po' frettolosi in certe situazioni, un po' ansiosi per far gol, sta pressione di vincere tutte le partite, no? Tante volte qualcuno ne può risentire, ma oggi siamo durati quasi 90 minuti, siamo arrivati a 70-75, mi sembra che loro hanno fatto un tiro su punizione ribattuto al secondo e l'ultimo tiro al 90esimo, un po' in contropiede, ma questo è quello che abbiamo concesso, perciò mi rimane il rammarico dello 0-0, ma se tutte queste sono le partite, oppure tutte le squadre vengono qui a fare questo tipo di partita 18 dentro a tre quarti loro, vuol dire che ci rispetto, vuol dire che saremo sempre a giocare a porta come oggi. E sentiamo il parere dell'allenatore della formazione capitolina, Mucciarelli. Mister, finita 0-0, l'Arezzo si rammarica un po' perché ha fatto la partita, ha costruito tante occasioni da gol. Voi questo 0-0 invece come lo portate a casa? No, noi siamo soddisfatti, sapevamo sarebbe stata una partita molto molto dura, perché poi alla fine questa è una realtà che c'entra poco con questa categoria, quindi sia per l'ambiente, stadio, tifosi, sia per i giocatori in campo, sapevamo sarebbe stata molto difficile. Speravamo poi in realtà, perché vedendo le partite precedenti, che tenendo botta magari nel primo tempo avremmo potuto avere anche la possibilità di fare qualche ripartenza pericolosa. E forse qualcosa c'è anche stato, non l'abbiamo sfruttata, però ovviamente non possiamo che essere soddisfatti del pareggio. Dopo tre giornate siete ancora con la difesa imbattuta, non avete mai preso gol, è su questo che avete costruito il risultato, direi, forse come ha ricordato poco fa, vi è mancata qualche ripartenza, non so se per demerito vostro o per merito dell'Arezzo. Sì, diciamo, ci teniamo molto alla fase difensiva, quindi la prepariamo bene e oggi penso che i ragazzi abbiano fatto una prestazione dal punto di vista clamorosa, sia la difesa alla linea, il portiere che centrocampisti, è stata una partita di grande sacrificio, ma penso sia inevitabile, nel senso, avendo di fronte una squadra così, così organizzata, così attrezzata, così forte nell'individualità, penso fare una partita diversa ci avrebbe fatto perdere. E passiamo a due diretti protagonisti sul campo. Il primo è il difensore Lomasto, sempre al microfono di Andrea Avato. 0-0, l'Arezzo avrebbe meritato di più in questa partita. Te che sei un giocatore esperto, come va preso e come va gestito poi un risultato così? Sì, sicuramente per quello che abbiamo creato per tutto l'arco della partita, sicuramente meritavamo i tre punti. Il portiere Loro è stato bravo in alcune circostanze, purtroppo la palla non è entrata, ma sappiamo che ogni domenica, soprattutto quando vengono le squadre che giocano qua in casa ad Arezzo, vengono qui a difendersi, quindi sappiamo che dobbiamo prepararci a partite così anche durante il campionato. È la prima volta che chiudete senza un gol al passivo, questo comunque può essere un dato positivo, no? Nonostante lo 0-0 lasci un po' d'amaro in bocca. Sì, sicuramente di solito quando si vincono i campionati, perché c'è la miglior difesa, sicuramente gli attaccanti sono i primi difensori, ci hanno dato una grossa mano oggi a non prendere gol, questo è un dato importante che ci aiuterà per il proseguo del campionato. A proposito di attaccanti, tu conosci bene Ciro Foggia, ci hai vinto un campionato l'anno scorso, ha segnato tanti gol. Come giudicare questo suo momento? Oggi forse ha peccato di troppa generosità e ha perso un po' di lucidità sotto porta, non so come l'hai visto. No, tutto il parco attaccanti che abbiamo sono ragazzi generosi che danno l'anima per la squadra. Sicuramente arriverà anche il momento loro per farci vincere le partite, perché hanno sempre fatto gol, quindi sicuramente da domenica segneranno tantissimi gol e ci aiuteranno per il proseguo. E si chiude il ciclo delle interviste con Domenico Aliperta, il metronomo della manovra Amaranto. È un pareggio che sa di amaro questo, no? L'Arezzo ha giocato anche con una buona qualità per larghi tratti di partita, ha avuto tante occasioni, non l'ha buttata dentro, come assorbirlo uno 0-0 così? Beh, sicuramente noi siamo delusi perché abbiamo dato tanto in questa partita, abbiamo creato tantissime palle gol, oltre ad avere sempre noi il dominio del gioco per lunghi tratti della gara. Abbiamo quasi mai subito, diciamo, a parte qualche contropiede dove però non hanno creato grossi pericoli. Siamo rammaricati perché, diciamo, noi sappiamo il cammino che dobbiamo fare e questi punti magari possono sembrare persi, però siamo consapevoli che giocando così ne perderemo pochi di punti. Paradossalmente proprio oggi è arrivata la prima partita senza subire gol, però
è arrivato anche un punto solo. Cosa vi è mancato in questa partita per sbloccarlo? Ah, sicuramente è mancato un pizzico di cinismo che serve in questi casi, nel senso che comunque al di là della bravura del portiere dobbiamo fare sempre un mea culpa quando magari non riusciamo a concretizzare le tante occasioni messe in piedi, nel senso che comunque un po' di lucidità in più in alcuni casi, un pochino di qualità in più, un pochino di cinismo in più ci avrebbe comunque portato alla vittoria. Si conclude la prima parte di Domenica Sport, restate con noi. Seconda parte di Domenica Sport, restiamo ancora a parlare di Serie D con due servizi. Il primo è quello relativo al nuovo passo falso della San Giovannese, tira un'area di crisi al Fedini per il nuovo scivolone interno della squadra azzurra. Questa volta a fare festa è stato il Follonica Gavorrano. Vassallo è fuori per infortunio, mister Jacobelli squalificato e quindi al suo posto in panchina c'è Dossini, promuove Polo, principe dell'attacco azzurro, torna Rossetti dopo lo stop del giudice sportivo, Fanetti è tra gli 11 migliorini, avanzato e mediana come all'esordio con il Rieti. In casa mare mana il trainer ex di turno nel Marzocco nell'anno del ritorno in C2 nel 2000-2001, mette un 11 a trazione anteriore, Marco Bonura con tridente che vede Tascini affiancato sulle corsie da Rosati e Mugelli, altro già azzurro come Dierna che all'opposto guida il reparto difensivo. Due minuti e brivido prodotto dagli ospiti, sinistro a girare di Rosati su palla vacante e al limite dell'area, sfera fuori di pochissimo. Risponde la San Giovannese al minuto numero 12, azione personale di Boganini che si accentra prima di far partire un sinistro che scheggia la traversa di Ombra. Non passa molto di qui al primo corner del match, lo Sicco pesca trovata in aria, prima intenzione più alta dello specchio. Poco da segnalare per diversi giri di lancette, trovate, replica al 35esimo il duello con Cipriani dal vertice dell'area, il portiere risponde ancora presente. In apertura di ripresa però arriva il vantaggio degli ospiti con una rete fantasma assegnata a Mugelli, parecchi dubbi, altrettante proteste, la palla sembra davvero in campo, dalle immagini direttore di gara e collaboratore però assegnano il gol vanificando la respinta di Cipriani al tapin sotto misura. Reazioni rabbiose in casa valdarnese, diagonale di Bellini, Ombra respinge lateralmente. Attenzione poi al quarto d'ora, Bellini evita il fuorigioco, l'intervento anche dell'estremo, colpisce il pieno montante, la respinta è presa di Polo, Dierna salva sulla linea, legge dell'ex ribaltata stavolta. Troppi gli spazi però concessi in zona gol dal Marzocco, perde palla Di Vito, due dei nuovi entrati, Giustarini e Fontana dialogano, il numero 26 è implacabile con il raso terra sul palo opposto per il 2-0, Grossetano. Lungi dall'arrendersi i padroni di casa, provano a riaprire il match con l'incornata di Rossetti su assist da palla ferma di Bellini, anche stavolta Ombra nega la rete, quando però proprio a Bellini, giù in area avversaria, è fischiato fallo in attacco e non subito, a quel punto le occasioni si rarefanno ulteriormente, non inquadra i pali Rossetti dalla distanza, il Follonica Gavorrano dunque tiene fino al 48esimo e si prende 3 punti. Finisce in parità invece la stracittadina Tifernate, delusione in casa biancorossa, il Trestina pareggia l'ultimo respiro. Parafrasando il contesto elettorale, verrebbe da dire che Tiferno e Trestina vanno al ballottaggio. L'anticipo della terza giornata si chiude infatti sull'1-1 al termine di 97 minuti tiratissimi da derby vero, con il Tiferno che si vede raggiunto al 90esimo dopo aver gettato alle ortiche la possibilità di chiudere la partita. Eppure in avvio è il Trestina, schierato da Pirotti con un 4-3-3 con Mazzoni in porta, con Vito, Fumati, Cenerini e Lorenzini in difesa, Barbarossa, Gori e Gramacci in mediana con Kribek, si è Dicato a farsi preferire, quando proprio Dicato prima anticipa Guerri sul traversone di Fumanti senza trovare la porta, poi viene chiusa al momento della battuta a rete sull'imbucata di Barbarossa. Machi modifica il suo 4-3-3 iniziale in un 4-4-2 con Guerri fra i pali, Sensi, Murillo, Mariucci, Avellini nel reparto arretrato, Bruschi, Benedetti, Gorini e Ruggeri a centrocampo con Callierini e Bagnolo in avanti, e il Tiferno trova il vantaggio al minuto 29 quando Benedetti vede e serve Calderini che scatta sul filo del fuorigioco e con un diagonale perfetto batte l'incolpevole Mazzoni. Il Trestina chiede un fuorigioco per l'assistente Gentile, tutto regolare e Moretti convalida l'1-0. Il Tiferno ha subito la palla per il 2-0, ma Sensi non trova la porta sull'angolo dalla destra. Il Trestina accusa il colpo e i padroni di casa hanno un'altra occasionissima prima dell'intervallo, quando Gramaccia si sostituisce a Mazzoni, salvando così su Bagnolo, poi a Fumante ad immolarsi sul doppio tentativo di Ruggeri prima e Gorini poi. Nell'intervallo Pierotti prova a riorganizzare i suoi ed è Kribek a suonare la sveglia con un sinistro a giro allontanato da Guerri al minuto 53.
Occhio però ancora al Tiferno quando Gramaccia chiude su Bruschi e Gorini al rimorchio calcia incredibilmente alto. Pierotti pesca allora in panchina, fuori Barbarossa e Gori, dentro Xafa e Della Spoletina. Gramaccia da play in mediana con Convito e Xafa da mezzali. Machi risponde con Dorato a far coppia con Calderini in attacco al posto di Bagnolo e con Brunetti per Bruschi. Un derby che sia derby vuole anche un po' di animi accesi ed ecco che al 70° Calderini finisce a terra davanti alla panchina del Tiferno dopo un contatto con Cenerini. L'assistente De Santis richiama l'attenzione di Moretti, si accende una mischia, Benedetti finisce a terra, Terzini entra in campo dalla panchina e viene espulso, giallo anche per Mazzoni e Cenerini. Sulla susseguente punizione di Gorini, tacco di Calderini in area, Gramaccia porta via palla e il Tiferno chiede il penalty per un tocco con il braccio da parte del capitano del Trestina. Un minuto e Gorini ha sui piedi la palla del 2-0 ma trova Superman Mazzoni a dire no. Pierotti passa allora al 4-4-2 con gli ingressi di Mariucci e Morlandi per Lorenzini e Dicato. Ancora Tiferno però, ma uno straordinario Mazzoni abbassa ancora una volta la saracinesca su Avellini. Il Trestina si getta in avanti alla disperata e all'87° Calderini corona una grande prestazione con questo recupero da difensore puro su Morlandi servito da Mariucci dopo un velo di Essussi. Al 90° Machi concede la standing ovation proprio a Calderini e la vittoria sembra ormai cosa fatta per il Tiferno. Invece sulla rimessa di Della Spoletina al minuto 90 e 30 secondi Morlandi in corna più in alto di tutti, Guerri smanaccia addosso a De Sussi che da metri zero firma l'1-1 che fa esplodere il pubblico di fede trestinese. 7 minuti di recupero durante i quali il Tiferno accenna una protesta quando il nuovo entrato Koulibaly si invola ma l'assistente De Santis alza la bandierina. Triplice fischio e urne chiuse con il Tiferno che mastica amaro e il Trestina che si porta a casa un punto d'oro. In serata si è concluso anche il turno della Serie C, rileggiamo tutti i risultati di questo campionato, Ancona Matelica Imolese 3-2, Carrerese Montevarchi 2-2, a Grosseto Cesena batte Grosseto 1-0, Modena Lucchese 2-1, Siena Pistoiese 0-0, Teramo Viterbese 1-0, Vispesaro Fermana 2-0, Olbia Gubbio 1-0, a Pescara Reggiana batte Pescara 3-2, Pontedera batte Virtus Entella 2-1. La classifica vede in testa la Reggiana con 17 punti, seguita dall'Ancona Matelica con 16, il Cesena a 14, il Modena e il Pescara con il Siena 12, Imolese e Pontedera 11, Olbia e Gubbio con la Virtus Entella 10, 9 punti per la Vispesaro, Carrerese 8, Montevarchi Lucchese 7, Teramo 6, Pistoiese 5, Fermana e Grosseto 4, chiude la Viterbese con 3 punti. Dunque il Montevarchi si è visto sfumare il doppio vantaggio in quel di Carrara, ma alla fine il pareggio è risultato giusto anche perché nel finale la squadra rossoblu è andata in affanno. La reazione rossoblu attesa dopo la sconfitta interna con il Siena c'è stata, ma il risultato lascia l'amaro in bocca. Un bel Montevarchi in vantaggio di 2 reti subisce la rimonta della Carrarese nella parte finale dell'incontro. Una partita che gli uomini di Malotti hanno ben gestito per oltre un'ora e il cui finale dà spazio a un comprensibile rammarico. L'inizio è favorevole agli Apuani, all'ottavo Battistella calcia alto dopo un servizio di Dumbia. 3 minuti dopo tocca a Luci insidiare la rete di Rinaldi con questo destro al volo. La conclusione non è distante dallo specchio della porta. Al 25° gli Apuani hanno la migliore opportunità per andare in vantaggio. Fallo di Martinelli su Battistella, poi costretto a uscire, e uomini di Di Natale che usufruiscono di un rigore. Al tiro si porta Infantino, al resto ci pensa il giovane Rinaldi. L'inerzia della gara volge a vantaggio dei rossoblù, i quali sbloccano il punteggio al 44° con Barranca. Un gol che merita la copertina, destro al volo dal limite che non lascia scampo a Vettorel. Trequartista rossoblù in vetrina con una conclusione pregevole. In piano recupero l'11 di Malotti sfiora il raddoppio, ma Jellov, comunque generoso, calcia a lato con il piatto destro. La ripresa inizia con azioni frammentarie da ambo le parti, ma la situazione sembra fare il gioco del Montevarchi. Al 15° i rossoblu raddoppiano. Centro da sinistra di Casiello e colpo di testa agevole di Gambale. L'inerzia della gara è a vantaggio dei rossoblu, ma la reazione della Carrarese, benché scomposta, costringe gli ospiti sulla difensiva. Al 21° Dauria sfiora la segnatura, ma il gol è solo rimandato. Arriva al 27° per merito di Dumbia, cross da sinistra di Imperiale e stacco vincente dell'attaccante gialloblu. La gara assume un copione preciso. Al 78° Energe pareggia, Imperiale salta Jellov, cross per Energe che stoppa e tira di prima intenzione per il pareggio dei padroni di casa.
Gli ultimi minuti regalano qualche patema ai rossoblù, ma il risultato non cambia. Un 2-2 di per sé positivo, ma che lascia spazio a qualche rammarico per il modo in cui è maturato. E sentiamo appunto le parole di mister Malotti. Indipendentemente da quello che poteva succedere, può non è successo, io che la prestazione dei ragazzi da un punto di vista di impegno è stata encomiabile. Hanno fatto una prestazione importantissima, purtroppo a un certo punto, quando ormai la partita sembrava indirizzata verso un successo, chiaramente lì sono venuti fuori i nostri limiti, perché chiaramente a una squadra giovane poi gli concedi anche il fatto che non sappia gestire i momenti e le situazioni. Detto questo, poi alla fine il pareggio è più che legittimo, perché alla fine abbiamo anche avuto paura di perdere la partita. È vero che sull'1-0 e sui 2-0, nonostante loro avessero sbagliato un rigore, però gli episodi si erano messi tutti alla nostra parte e potevamo tranquillamente fare più di 2 gol. Occasioni, soprattutto alla fine del primo tempo, ne abbiamo avute 3 limpidissimi. Chiaro, si sa benissimo che il nostro sarà un campionato di sofferenza. Oggi però alla fine abbiamo preso un punto importante contro una squadra, credo che abbia una rosa più che attrezzata per fare questa categoria, e credo che sarà una squadra che lotterà sicuramente per i playoff. Passiamo, apriamo adesso alla pagina di Sport Vari. Intanto è cominciato anche il campionato di basket Serie C Gol. La Sbarezzo è andata a vincere alla Spezia di 7 punti. Domani contiamo di farvi vedere delle immagini di questa partita. Ha vinto anche la Synergy di San Giovanni in trasferta. Una vittoria decisamente importante, quella della formazione valdarnese, mentre è stata sconfitta di 4 a Castel Fiorentino. La Synergy ha vinto a Livorno con la Don Bosco, mentre di 4 è stata sconfitta la Fides di Montevarchi a Castel Fiorentino. Parliamo di ciclismo, la stagione volge al termine, martedì ci sarà la gara di Castiglione-Fibocchi, intanto ieri si è disputata una bella gara juniores a Figille. È stata una corsa simil Belgio, quella che ha caratterizzato la 17ª edizione del Giro dei paesi del comune di Citerna, con partenza e conclusione a Figille, una corsa organizzata in extremis che ha visto la partecipazione di oltre 100 corridori provenienti soprattutto dal centro Italia, e ancora una volta questa gara ha regalato emozioni in serie, soprattutto è stata resa difficile dal maltempo che ha reso complicata la marcia dei corridori. Ci sono stati degli attacchi in serie, ma le squadre più forti sono riuscite a controllare la gara. Volatone nel finale con lo strappo che porta al traguardo, uno strappo al 9%, e la zampata vincente è stata di Fermanelli, agevolato anche dal grande lavoro del compagno di squadra Bracalette. Ma sentiamo cosa ci ha dichiarato il vincitore. Sì, è stata una bella corsa fin dall'inizio, sono andato via nei giri prima di arrivare all'arrivo con Pellizzari. Andava molto forte, poi ho provato ad andare via solo l'ultimo giro sulla salita, aveva preso quei 15-20 secondi, però a 500 metri l'abbiamo ripreso. Ringrazio tutta la mia squadra, i direttori sportivi, la mia famiglia che mi sostiene, e ringrazio un grandissimo compagno di squadra, Diego Bracalente, che mi ha aiutato, mi ha portato fino ai 500 metri. E poi ho dato tutto quello che avevo e sono riuscito a vincere. Senti Marco, ma da grande vuoi fare il corridore? Sì, la passione mi ha presa fin da piccolo e voglio arrivare a livelli dei professionisti. Speriamo di andare avanti così e spero molto bene nel futuro. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Chissà se è un parente dell'attaccante, ex attaccante Fermanelli. Chiudiamo con il podismo. Stamane si è svolta quella con tempo, veniva definita la Maratona La Marina. La Marina 2021 in 304 per la ripartenza. È stato un successo la Marina, la kermesse podistica di 13 km e 800 metri organizzata dalla Olympic Runners Lama, che si è sviluppata nel percorso storico
all'interno del comune di San Giustino. Per le regole anti-Covid non si sono disputate le gare dei settori giovanili e la corsa per i non competitivi, ma è stato ugualmente un successo anche di pubblico. È stata una vera battaglia, soprattutto in campo maschile, con tre atleti di assoluto livello nazionale che fin dalle primissime battute hanno corso veloci e che si sono dati battaglia sino all'ultimo chilometro. A vincere è stato Alessandro Terranova con il tempo di 44 minuti e 12 secondi. Innanzitutto sono contento, molto soddisfatto, non credevo di riuscire a vincerla, anche perché ho già fatto un mezzo Ironman la scorsa settimana, io faccio triathlon e diciamo non ero abbastanza riposato. Vittoria della sempre grande Silvia Tamburi dell'Avis Perugia in campo femminile. Felicissima anche oggi di aver fatto questa gara, di aver dato tutto fino alla fine, perché per me il successo è quando tu non molli mai e dai fino in fondo, anche se avevo già vinto, però voglio sempre migliorarmi. Ricordiamo che l'organizzazione ha legato l'evento alla solidarietà, l'intera cifra di iscrizione è stata devoluta con tanto di consegna ufficiale, che ci sarà nei prossimi giorni, all'associazione IEO di Milano per la ricerca contro il cancro. Sì, mi dai l'occasione per ringraziare gli organizzatori della La Marina, a partire dal presidente Perugini e a tutto il resto, per la sensibilità che hanno avuto, anche per ricordare Silvana, perché questo è un momento anche del ricordo. Il tutto nella continuità di sorrisi e colori di Silvana Benigno. È tutto con Domenica Sport. Abbiamo sentito le parole dell'amico e collega Fabrizio Paladino della Nazione, e si conclude con questo servizio relativo alla La Marina, la seconda puntata di Domenica Sport, la nuova edizione. Noi vi aspettiamo tra 7 giorni. Arrivederci.